Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Fautori Gaming Network. Come potete vedere siamo su Kingdom Hearts Bird by Sleep. Allora, non so se vi lascerò la scena che c'era prima di questi saluti o se invece cominceremo direttamente da qui, per il fatto che c'era Simple and Clean remixata, quindi canzone originale, soliti problemi con i copyright. Ad ogni modo, eccoci qua, dovremmo fare una nuova partita perché intanto io non l'ho mai giocato e quindi lo andremo a fare un po' insieme. Questa volta non al solito con le live, ma per problemi tecnico-tattici e tempistici ve lo porterò almeno una parte, poi vediamo come sono organizzato a video, ecco, caricati, ecco, non in live, perché probabilmente vi avremo già avvisato in precedenza su Facebook, su altre live. Io e Gianjamin siamo andati a New York, cioè poi torniamo, no, non vi preoccupate, torniamo e faremo altre live, però in questo periodo di assenza, per non lasciarvi senza contenuti, ho pensato di caricare video fin tanto che potevo. E dunque, nuova partita. Sì, facciamo modalità normale come tutti gli altri episodi che abbiamo fatto, a parte Kingdom Hearts 3, che l'abbiamo fatto la modalità massima. Quindi modalità normale. Giochi in modalità normale, scegli attentamente la modalità perché non potrei cambiarla. Sì, vai sereno, che okay, va bene così, giovane. Allora, scegli l'impostazione della funzione di vibrazione, va bene. Qua ci abbassiamo l'audio, preferirei, se no divento sordo. E sarebbe un po' peccato. Mi sembra che l'audio sia un po' alto in questo gioco. Provo ad abbassarlo leggermente, poi casomai se ci sono problemi mi fate sapere. This world is just too small. See an empty world like a prison. I imagine you will be right at home. Who's there? But this is... Why are you in my heart? Mi ha portato la luce. L'ho vista brillare in lontananza e l'ho seguita fin qui. Yeah. That was my light. But my heart is fractured. And now... The little I have left is slipping away. Huh?
open the door. Ma è un ritornello importante quello di aprire la porta. Per me è tutto inedito, queste scene, perché per quanto mi sia informato sulla trama, per non arrivare spiazzato al terzo capitolo, questo, come vi dicevo, non l'ho mai giocato. A meteor shower. Ok, direi che ci presentano finalmente un modo, forse riusciamo addirittura a iniziare a giocare la terra di partenza. Sì, le introduzioni ai giochi di Kingdom Hearts sono sempre lunghette, però direi che forse ci siamo finalmente per prendere il pad in mano e far qualcosa. Forse dobbiamo andare a vedere le stelle cadenti. Can't see much from here. Allora, informazione, premi il tasto OSH per visualizzare i comandi base. Vabbè, vai, li sapremo, no? Non si può sapere, vai, cazzo. Credo, aspetta, va, che non si sa mai. Levetta a sinistra, cammina a corri, e tondo salta, sì, no, tutte le robe che direi che sappiamo già molto bene. Non si sa mai per sicurezza. Tanto sapete com'è. Va a finire con me, no? Che poi mi perdo, quindi meglio sapere tutto in anticipo. I've got time to spare. Premix per attaccare il cerchio. Ma come, a tempo di divertirsi? Dovevi andare a vedere le stelle, ora te gigione G qua. Continua ad attaccare il cerchio per eseguire una potente cosa. Va bene, stavamo andando a vedere le stelle, va. Mo abbiamo tempo da gigioneggiare. Sconfiggendo i nemici o colpendo degli oggetti potrai ottenere dei premi. I premi verdi ti fanno del tipo essere. Tutto è rimasto uguale, sappiamo. Abbiamo giocato abbastanza Kingdom Hearts per sapere ste cose, direi. E trovo solo il comando delle tecniche speciali, usa le freccette o le due per selezionare, premi il triangolo per usarle, ok. What? You want a piece of me too? Però stai sereno qui con. Sono fermi questi. Aggancia i bersagli con la telecamera potrai inquadrarli automaticamente. Bene. Sì, però devi colpirlo. Una volta agganciato un bersaglio poi passa sì. Yeah, va bene. Meraviglioso tutorial a inizio di ogni gioco.
nello scrignetto. Aspetta, no, devo... troppi giochi che prima salti con tondo qua, poi con gli altri ovviamente tutti con X e poi faccio un mix di comandi. Ho tenuto il comando furia, premi option per aprire il menu dove puoi assegnare il comando alla tua console. E mo lo facciamo. Wait, what am I messing around here for? I'm gonna miss the meteor shower. Guarda come sei distratto, Hai visto due robe da colpire e basta, si è perso. Allora, penso sia sua abilità, no? La... se... quando carico un comando può essere sì, va bene. Va bene, penso che più o meno di saperlo. Poiché il livello di scontro è al massimo, la vita scan è stata autoassegnata. Va bene. Nuovo. Quindi questa è stata assegnata, sì, va bene. È ok. Facciamo finta che va bene. Allora direi che dobbiamo proseguire di qua. Spero di sì, sì. Wow. Why does it seem so familiar? Give me a break, Aqua. Ven, you hopeless sleepyhead. You know, you should have at least brought a blanket. But did I dream that place up? It really felt like I'd been there before, looking up at the stars. Except you've always lived here with us. Yeah. I know. Hey, Aqua. Hmm? You ever wonder what stars are? Where light comes from? Hmm. Well, they say... that every star up there is another world. Huh? Oh. Terra. Yep. Hard to believe there are so many worlds out there besides our own. The light is their hearts. And it's shining down on us like a million lanterns. What? I don't get it. In other words, they're just like you, Ven. What does that mean? You'll find out someday, I'm sure. I want to know now! You're too young to know now. Quit treating me like a kid! Hey, what are you laughing at? I can't help it. You two would make the weirdest brothers. Huh? Huh? Yeah. Terra, you and I have our Mark of Mastery exams tomorrow. I made us good luck charms. Whoa. Here. I get one too? Of course. One for each of us. Yeah. Somewhere out there, there's this tree with star-shaped fruit. And the fruit represents an unbreakable connection. So as long as you and your friends carry good luck charm shaped like it, nothing can ever drive you apart. You will always find your way back to each other. Technically, I think you're supposed to make them with seashells. But I did the best with what I had. Why, sometimes you are such a girl. Hey, what do you mean sometimes? So this isn't a real good luck charm? Well... that's yet to be seen. But I did work a little magic on it.
Really? What? An unbreakable connection. Ma guarda un po' Acqua che fa tutta la carina, arriva a terra a snobbare. Ma vedi un po' te. Comunque, trova via, porta fortuna ricevuto d'acqua il giorno prima dell'esame per il simbolo della maestria. Usa il trovavia in battaglia per usufruire della forza dei tuoi alleati ed effettuare un'unione dimensionale. Nel corso dell'avventura conoscerai altri personaggi con cui effettuare un'unione dimensionale. Molto bene. E quindi dimensioneremo bene. Tomorrow's the exam. Anybody wanna spar? I can take you. Così di cattiveria. Ovviamente facciamo una lotta. Ah, aspetta, dobbiamo usare lui questa volta, ok. Questa è la barra PS, rappresenta la tua salute. Se esaurisci PS sarà game over, eccetera. Premi quadrato per difendere, premilo mentre ti muovi per simulare. Ok, abbiamo già questo comando tattico, molto bene. O premi quadrato mentre sei fermo per parare. La, la. Maledetto. Muori. Poveraccio. Guarda com'è me, ma la spara. La, mamma mia, la cattiveria contro Roxas. La Ventus. Siamo qua, il cazzo. So long. Però non gliene vanno giù i PS, non ho capito quanto deve andare avanti. Ho difeso dagli attacchi di... Ah, perché dovrei difendermi in teoria. Io lo ammazzavo di botte. La mia vena violenta. Smetti di andarci piano. Come smetti di andarci piano? T'ho massacrato di botte. Se non era per il tutorial avrei già vinto. Questa è la barra dei comandi, si riempie quando metti a segno un attacco e comincia a svuotarsi dopo qualche secondo, se non colpisci niente. Quando la barra dei comandi è piena puoi polverizzare gli avversari usando il potente comando più. Sì, in teoria l'abbiamo già fatto perché eravamo un attimo con la vena violenta, ma lo rifacciamo, non sarà un problema. La! Beccati questa! Ecco, a posto. Se usi i comandi triangoli invece degli attacchi normali per riempire la barra dei comandi cambierai stile di combattimento. Lo stile di combattimento rende gli attacchi normali che usi con X molto più potenti. Lo stile di combattimento dipende dai comandi che usi per riempire la barra. Mano a mano che vai avanti nella storia sbloccherai altri comandi. Ci sono degli stili che si attivano in modo molto particolare. Prova tutte le combinazioni di comandi. Eccetera. Well, that works fine if you're fighting one on one. But you need to know how to handle a crowd, too. Usa i comandi di tiro per colpire più nemici contemporaneamente. Tieni premuto R1 e apparirà un grosso mirino. Usa la levetta sinistra per agganciare uno o più nemici, va bene. Sì, quelle che abbiamo fatto anche, mi sembra che abbiamo fatto 3. Tieni sempre premuto R1 e poi premi X per sparare e attaccare in un colpo su tutti gli avversari agganciati. Sì, ma fammela fare! Ok, a posto. Abbiamo imparato. I comandi di tiro richiedono focus. Questa barra focus si svuoterà ogni volta che userai i comandi di tiro. E fino a qua ci siamo. Ok, let's wrap this up. Scegli un personaggio per questo scontro. Ma utilizziamo Acqua, dai. Come sta simpatica. A parte in Kingdom Hearts 3 che ha fatto un po' la stronza, ma per il resto è abbastanza simpatico. Aspetta, intanto diamo un attacco. Guarda che stronzo. Maledetto. Mi sto ad allenare per l'esame e tu mi rompi i coglioni. Guarda che roba. Messa del sì, ho fatto un po' una merda. Ho dato fiducia ad Acqua, mi sa che non era il caso. Vuoi cominciare a combattere? Ma no, guarda, se era giusto per fare da tutorial a posto così, cioè. Abbiamo un po' di esperienza nel Kingdom Hearts tutto sommato per cavarcela anche senza questa lore. Trust me, you guys are ready. You're gonna clean up the exam tomorrow. I hope it's that easy. It's like the master said.
power is born within the heart. When the time is right, you just need to look inside yourself and you'll find it there. Allora, la forza innata del cuore, nel corso dell'avventura crescerai, migliorerai, conoscerai varie persone, imparerai anche a giocare con il tabellone di comando. Il tabellone di comando è simile al gioco dell'Oca, si gioca con i dadi e ti permette di ottimizzare i comandi, ma veramente. Puoi accedere al tabellone di comando tramite il menu che apri da un punto di salvataggio nel menu mappa mondo. I comandi della tua console diventano pedine e puoi anche ottenere dei comandi nuovi. Va bene, faremo tutto. Eccola qua una tessera di salvataggio. We don't want to lose track of stuff that's happened. Avvicinati alla luce. E fino a qua ci dovremmo arrivare. Allora salviamo, che non abbiamo ancora salvato. Siamo già forse al netto dei video che taglierò per via del copyright. Siamo già una ventina di minuti dove non abbiamo combinato niente sostanzialmente. Noi sono andati e sì, creali, non li ho appena fatti. A posto, se abbiamo salvato, sì, credo di sì. Hey, we're gonna head back. Yeah, me too. Together. Always. That would be the last night we ever spent beneath the same stars. È tristezza infinita con queste, con questa frase, però. La figura del merda, insomma. Mickey, I cannot shake the feeling something terrible is about to transpire. Allora, in questo gioco puoi giocare con un personaggio alla volta, completando la sua storia fino alla fine. Ognuno di loro conoscerà luoghi e persone diverse, finendo tutte e tre le storie scoprirai i misteri più profondi di questa avventura. E certo che un gameplay non basta per sapere le cose. Sempre ringraziamo il buon Nomura. Allora, ragazzi, io sarei abbastanza orientato a provare Ventus, che tra i... cioè, diciamo che per simpatia Ventus e Aqua sono quelli che preferisco di più rispetto a Terra, che è un po' di carattere più duro, no? Ecco, sono più per la pucciosità, e quindi o Ventus o Aqua, o quasi quasi andrei per il Ventus in realtà, così per simpatia e per il legame con Sora, ecco, in realtà. Ragazzo estroverso impugna il kibble al rovescio, così fa più figo, non al rovescio. Gli attacchi veloci sono il suo forte, sì, noi che facciamo la tattica mordi e fuggi in velocità potrebbe essere anche al caso nostro, e poi e in più è anche con lo sfondo verde che è il mio colore, quindi direi che ci sono abbastanza elementi a suo favore e giochiamo con Ventus. Poi se mai ci sarà tempo faremo le run anche con gli altri due, però intanto vorrei cominciare con lui. Se mai cominceremo, ovviamente, l'introduzione è alquanto lunga. Attenzione, Xeano. Today you will be examined for the mark of mastery.
Not one, but two of the Keyblades chosen stand here as candidates. But this is neither a competition nor a battle for supremacy. Not a test of wills, but a test of heart. Both of you may prevail, or neither. But I am sure our guest, Master Xehanort, did not travel all this way to see our youngest prospects in years fall short of the mark. I trust you are ready. Yes. Then let the examination begin. Attenzione, parte l'esame. Cosa dobbiamo fare? Ah no, qua non faremo un cazzo, per cui siamo dentro. Mi assistere a me. Don't worry about me. You two focus on the exam. But Ven, you're in danger here. Go wait in your room. No way. I've been looking forward to this. Seeing you two become masters. I'm not gonna miss it now. He can take care of himself. He's been out there training just as hard as us. Yeah. Stay sharp, Ven. Informazione, niente alle sfere di luce. Sì, ma così non interferiamo nell'esame, mi sembra un po' una stronzata, no? Non possiamo stare lì appollaiati con i maestri lì a fare i fighi. Gli assistenti che assistono, no? Loro sono qua, se ne sono matti, se Dio dopo non sono sui troni. Sta cazzo de palla, oh, le palle tornano sempre comunque, che sia in live o in registrato, le palle sono una costante in questi giochi, tra l'altro. Immagino già alcuni di voi senza fare i nomi che avranno pensato la stessa cosa. Ti saluto. Palle. Ma stiamo facendo l'esame anche noi, non possiamo diventare anche noi maestri del Keyblade, mi scusi, stiamo dando una mano consistente ai candidati migliori. Là, unità DPS massimi, hai preso accelerato. Allora, cambiare stile dei comandi. Per cambiare lo stile usa i comandi con triangolo e riempi nella barra corrispondente. Ci sono diversi stili di comandi, lo stile si definisce in base ai comandi usati. Va bene, va bene. That was unexpected. But one must keep a still heart even in the most trying of circumstances. It was an excellent test, one I chose to let unfold. Which brings us to your next trial. Ma non l'hai neanche vista, Eracus, secondo me. Now, Terra and Aqua, the two of you will face each other in combat. Remember, there are no winners, only truths. For when equal powers clash, their nature is revealed. Begin! Sa che Xenos sta ad emozionare con l'oscurità, We have deliberated and reached a decision. Terra, Aqua, you both performed commendably. However, only Aqua has shown the mark of mastery. Terra, you failed to keep the darkness within you sufficiently in check. But there is always next time. That is all. Aqua, as our newest Keyblade Master, you are entitled to certain knowledge. Please wait here for further instruction. Hey. Terra, I'm sorry. The darkness, where did it come from? What do you make of Ventus? He ain't gonna cut it. Somebody's gotta break that loser in. Not here, you won't.
I have to keep up appearances. I know that. He just needs a little incentive to leave home. Sorry. But I need some time alone. Better hurry, Ventus. Huh? Who are you? Or you'll never see Terra again. What? Get real. I can see Terra anytime I want. Like right now? He's leaving you behind. And by the time you catch up, he'll be a different person. Look, whoever you are, you don't know the first thing about Terra. Me and him will always be a team. You trying to pick a fight or what? Oh, grow up. Is that what you call friendship? You'll never know the truth unless you go out and look for it yourself. Come on, what could you possibly know when you're stuck here, looking at nothing but what's in your tiny world? Terra! Terra! It's okay. Puoi effettuare l'unione dimensionale con acqua, va bene. Durante un'unione dimensionale puoi usare i comandi dell'altro personaggio. Apri il menu del compagno con la freccetta a destra. In un'unione dimensionale consumi energia dalla barra unione D. Quando la barra è vuota l'unione dimensionale si interrompe. Attivando un'unione D ripristini PS, molto bene. Puoi recuperare l'energia dalla barra unione D raccogliendo premi unione D. Se sconfiggi dei nemici in unione dimensionale otterrai delle icone a forma di fiore. Accumulale per rafforzare l'unione con un compagno. Va bene. Ora puoi effettuare l'unione dimensionale con te. Lettera di Xehanort. Lettera che Xehanort ha scritto a Heracus. Ok, qua diciamo che andremo a viaggiare con questo anziché il gummiship, direi. Ora puoi giocare con il tabellone di comando la terra di partenza. Cos'è questo mondo, tra l'altro? Allora, penso che per dare un senso ai video
magari atterriamo ma non facciamo. Il bosco dei nani, ma veramente che figata. Sì, ok, no, come dicevo, questo è un video molto introduttivo, molti filmati, poche cose da fare, però comunque ha la sua durata, quindi io direi che potremmo interromperlo qui e poi spararci il prossimo video nel mondo dei nanetti, che potrebbe essere divertente, e così lo vediamo insieme. Pertanto io vi ringrazio per aver visto il video, spero lo possiate supportare con i bei pollicioni in su e eventualmente iscrivendovi se non l'avete già fatto. Vi ricordo sempre anche la pagina Facebook per restare aggiornati sugli orari, insomma, di video e live vari. Vi ringrazio ancora molto e noi ci vediamo con i prossimi video. Un saluto a tutti, ciao ciao.